voi, il primo rapporto che troverete con la pubblica amministrazione per quanto riguarda la sicurezza sarà la patente di guida. La patente di guida, ciclomotori, non so se qualcuno già ha il patentino cosiddetto, oppure se, ecco, forse no. Comunque, oggi c'è questa possibilità di incontrare l'amministrazione e in particolare quella che poi sarà la prossima situazione futura vostra, dove vi rapporterete per il conseguimento della patente. Patente di guida che è fondamentale, è un bene preziosissimo, fatene un buon tesoro di questa patente, serve per quello che sarà la vostra vita futura di relazione e per tante altre occasioni, però bisogna farne magari un uso sempre abbastanza regolato e corretto, quindi nel rispetto di quelle che sono poi le norme della sicurezza della circolazione stradale. A voi giovani di avere la possibilità di incontrare l'amministrazione per quello che riguarda il vostro futuro prossimo. Faremo una sorta di simulazione adesso dentro qui alla sala esami e poi faremo anche qualche altra simulazione dietro con ciclomotori, motocicli per la prova di guida, la prova pratica, insomma quella che sarà subito dopo, una volta superato l'esame di teoria. Buongiorno a tutti, sono l'ispettore capo Michele Fabrizio della sezione Polizia Stradale di Terni. Sono responsabile dell'ufficio verbali. Quello che volevo dirvi, diciamo, in questa sede è che noi già da tantissimi anni facciamo educazione stradale presso le scuole. A noi che cosa ci interessa? Ci interessa non solo di quelle che sono poi le prescrizioni del codice della strada, quindi l'uso del casco, sempre allacciato, perché avere il casco non allacciato è uguale quasi non solo a non avere il casco per la normativa, ma ha delle conseguenze ancora peggiori perché avete un peso sulla testa e nel caso di incidente stradale poteva avere delle conseguenze ancora maggiori. L'alcol ha un effetto non solo, per esempio, eccitatorio fino a un certo livello, 2-3 bicchieri eccitatorio, ma oltre abbiamo un effetto che è depressivo sul sistema nervoso centrale, significa che tutti i nostri riflessi sono rallentati, noi pensiamo di stare bene, di guidare meglio, guidiamo più disinvolti, più sembriamo più bravi a guidare, cosa che invece non è assolutamente vero, perché abbiamo dei riflessi che vengono rallentati addirittura fino al 70% con valore superiore a 0,50. Sulla vista c'è una vista che è appannata, offuscata, a tunnel, perché il cristallino, diciamo, si deforma, perché con il rilascio delle muscolatura il cristallino si deforma. Ci interessa molto questo messaggio per voi, perché capisco che l'alcol e la droga vi fa sembrare più disinvolti, soprattutto il sabato sera o il venerdì, perché vi dà più sicurezza, entrate nel gruppo. L'alcol è una sostanza psicoattiva che è tollerata nel nostro paese, perché fa parte della nostra cultura. Dovrebbe essere vietata anche l'alcol, se poi vogliamo andare a fondo del problema, perché è al pari della droga, però è tollerata. Prego. State attenti che stasera è la notte di Halloween. Io questa notte di Halloween non la sopporto. Anche di quelli superiori o di patenti nautiche, quindi che non si svolgono con i computer. Il computer, diciamo, questo sistema nuovo, ormai non più nuovo, dal 2006 è stato introdotto, ha una funzione decisamente diciamo migliorativa rispetto al passato. Ai tempi miei, quando ho fatto gli esami, io c'ho la barba bianca, c'era un foglio dove segnava riportare con le crocine vero o falso. Il discorso è questo, che sostanzialmente è cambiato, perché adesso è possibile con il sistema appunto informatico cambiare l'esito della risposta tante volte che ci pare, fino a quando non siamo sicuri, fino al momento in cui siamo obbligati a chiudere, o almeno chiudiamo per nostra volontà. Ragazzi, verso l'alto e all'interno, prego. Teniamo il lettorino smaccato perché non è fissato sulla scrivania. Thank you.
prova teorica, questa prova qui diciamo di abilità, dove uno deve dimostrare alcune cose, non bisogna mettere giù i piedi, non bisogna battere i birilli, insomma c'è stata tutta una serie di circostanze. Quindi quando uno indossa il casco va messo nelle modalità giuste e va anche razionato. Poi ovviamente utilizzare tutti i dispositivi che servono, quelli che servono per in caso di un incidente, anche diciamo soltanto se la moto, come dici, trascina verso il basso, è un veicolo che pesa diversi chili. Grazie.